separerà dall'amore tuo, dall'amore tuo. Chi ci separerà dall'amore tuo, dall'amore tuo? Le cose sa, né altezza e profondità, niente nessuno. Ci separerà dall'amore tuo, dall'amore tuo. Chi ci separerà dall'amore tuo? Hai cambiato il mio lamento in danza, mi hai riempito il cuore di allegria. Hai cambiato il mio lamento in danza, mi hai riempito il cuore di allegria. Per questo ti loderò, oh mio Dio, gloria mia. Solo te.
Dio dell'universo, Signor della creazione. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dio dell'universo, Signor della creazione. I cieli, i cieli darà la gloria, la chiesa oggi ti adora. Ti loderò, oh mio Dio, gloria mia, solo a te canterò, oh mio Dio, gloria mia. Oh Adonai, Dio dell'universo, Signor della creazione. Apriamo la nostra Bibbia e vogliamo leggere alcuni brani, un brano che si trova nell'Evangelo di San Luca, al capitolo 7, leggeremo pochi versi, dal verso 11 al verso 17. E come di consueto a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, tutta la nostra ubbidienza. Cosa rispondiamo insieme? E il giorno dopo egli si recò in una città chiamata Nain, e con lui andavano molti dei suoi discepoli e una grande folla. E quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e una grande folla della città era con lei. Appena la vide, il Signore ne ebbe compassione e le disse: non piangere. Accostatosi, toccò la bara e i portatori si fermarono. Allora egli disse: giovinetto, io ti dico, alzati. E il morto si mise a sedere e cominciò a parlare. E Gesù lo consegnò a sua madre. Allora furono tutti presi da meraviglia e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto fra noi e Dio ha visitato il suo popolo. E questo detto a suo riguardo si sparse per tutta la Giudea e per tutta la regione all'intorno. E fin qui la parola di Dio. Gloria al Signore. Io credo che da questo passaggio biblico, come tutta la scrittura, la parola di Dio, possa dare veramente una nuova dimensione di fede, possa accrescere la fede di quanti hanno già creduto e soprattutto
di dare fede a coloro che non l'hanno ancora realizzata, perché voglio ricordarvi il motto biblico che la fede viene dall'udito e l'udito viene dalla parola di Dio, e mi riferisco naturalmente, ovviamente, alla fede biblica, alla fede divina, perché questo concetto, nonostante tante volte se ne parli, non è molto chiaro, è un concetto che molti ritengono particolarmente ermetico, un concetto teologico da dover trovare i suoi significati mediante uno studio ermeneutico il più profondo, oppure riferendosi a quelle che sono le considerazioni degli esegeti, voglio usare due parole difficili per il popolo, ma che sono molto, molto in voga, molto note nell'ambiente culturale, teologico. No, fratelli miei, il Signore vuole che noi possiamo realizzare nella maniera più semplice quelli che gli altri chiamano e chiamano il segreto o i misteri. Io credo che al di là dei segreti e i misteri il Signore vuole farci realizzare appieno quello che Lui ha stabilito per tutti coloro che desiderano, che vogliono e che vogliono credere. Amen. La fede viene dall'udito. L'udito di che cosa? Nell'ascolto, un ascolto attento, un ascolto fatto con responsabilità e con desiderio della sua parola. E allora mediante l'ascolto è lo Spirito del Signore che può muoversi nella maniera più libera nel cuore, nello spirito dell'ascoltatore, e mediante il messaggio della parola Dio può rivelarsi alla vita di ogni singolo individuo terrestre. Amen. Gloria al Signore. Ecco, detto con parole semplici, popolari, molti potranno trovare che la nostra predicazione e anche la mia predicazione è una predicazione estemporanea, semplice, fatta di parole molto comuni. Perché? Perché è importante, e ritengo soprattutto importante, che il Signore vuole dar da mangiare spiritualmente a tutti quelli che hanno appetito, a quelli che hanno una bocca piccola, a quelli che hanno una bocca grande. E io ho usato sempre un'espressione, il metodo del cucchiaino, vero? È una mia espressione personale, potrà piacere, non potrà piacere, ma è un concetto che ritengo che non sia, rimanga solo un concetto, è una realtà che ho sperimentato negli anni della mia fede. E grazie al Signore, credo di avere accumulato un po' di decenni per quello che è l'esperienza nelle cose di Dio, alla gloria di Dio, per l'avanzamento del regno di Dio, per la predicazione della parola di Dio, per la benedizione che Dio ha stabilito ed elargisce a tutti coloro che hanno un cuore sincero, che lo vogliono amare, che lo vogliono realizzare. E io credo che non ci sono limiti davanti al Signore. Sappiamo che Egli ha fatto e fa delle cose meravigliose. Non è di Dio che è stato, Egli è colui che è, Egli è al presente, Egli è Dio di ogni tempo. Amen, sì o no? Lo credete questo? Egli è il Signore, Signore di ogni tempo. Egli dice io sono. Perché? Perché Lui è fuori da tutte le coniugazioni verbali. Lui è nella realtà, nel mio presente, nel vostro presente. Egli è sempre presente, Egli è l'Eterno. Gloria al Signore. Vogliamo dare gloria a Dio insieme? Alleluia. Lodate il Signore. Bene, questa parola io credo che sia veramente di incoraggiamento, e anche se parliamo di morte, quando si parla di morte è sempre un'argomentazione particolarmente tormentosa, vero? E particolarmente poco piacevole. I grandi specialisti della comunicazione direbbero, tu parlando di morte calibri in maniera negativa quello che è il pubblico, quello che è il popolo per noi, non pubblico. Gloria al Signore. No, io credo che quando si parla della parola di Dio, anche parole come morte hanno un significato diverso, hanno una realtà diversa da quello che può essere lo stesso significato da chi non crede, da chi non realizza, da chi vuole illudersi che il tempo passa soltanto per gli altri, certe cose succedono solo agli altri. Non lo sappiamo. Noi siamo di passaggio su questa terra, volendo o nolendo dobbiamo ricordarla a tutti quanti, sì o no? Siamo di passaggio. Vedete quante generazioni sono passate prima di noi. Quante volte vediamo anche in filmati non troppo antichi, un po' più recenti, vediamo personaggi che già non esistono più sulla scena da tanti tanti anni. Oh, posso parlare della scena della religione, la scena della politica, la scena del teatro, dell'arte.
un Totò, un qualche altro. Lui stesso diceva che quando è arrivato l'ora, pezzenti e milionari, bisogna abbassare il sipario. In dialetto napoletano diceva che bisogna mettere in ordine, napoletanamente, ricettare. Gloria al nome del Signore. Vedete, molti non vogliono rendersi conto che la nostra vita è di passaggio. Se molti si rendessero conto di questo, certamente sarebbero più disposti ad aprire il cuore, ad ascoltare la parola di Dio, perché è l'unica conoscenza che ci può veramente non solo redimere, ma può soddisfarci e può renderci tranquilli per ogni cosa, è quella di ricevere indicazioni dall'unico libro, il libro dei libri, che è la Bibbia, la Scrittura, che è un dono di Dio, la parola di Dio, che ci dà tanta speranza. E ci dà soprattutto la beata speranza. Vogliamo dare gloria al Signore. Alleluia. E nel passaggio biblico che abbiamo appena citato, abbiamo letto insieme, vediamo uno dei tanti miracoli del Signore, ma contemporaneamente il nostro sguardo, la nostra meditazione si svolge verso quello che tutti i giorni probabilmente è così, succede in tutte le parti del mondo, vero? C'è chi ride e c'è chi piange. C'è chi sta gioendo di qualche cosa, sta chi è in lutto, chi è in sofferenza. E questo è il dilemma del genere umano, vero? Purtroppo dobbiamo dire, la vita umana nella sua essenza, nella realtà di quello che è stato dopo il peccato di Adamo, è fatta più di tristezza, di sofferenza, che di felicità. Ah, la felicità? Qualcuno diceva che è come l'araba fenice, e come l'elisir di dolce, di lunga vita, sono tutte fantasie legate soltanto a menti poetiche, a realtà astratte, perché la vera felicità umanamente nella vita non la si riceve mai, non c'è una felicità collegata a una realtà. Vedete, anche oggi, noi oggi viviamo in nazioni dove pare che non manchi niente, grazie al Signore, fino ad oggi, è vero? Anche se molti si lamentano, dove la maggior parte delle nazioni europee non c'è più la miseria nel senso vero della parola e dove anche chi non ha niente non è come i tempi che furono e non dobbiamo andare molto lontano per avere un ricordo di questo. Pare che tante cose moderne, tante realtà, la comunicazione non ne parliamo, i sviluppi della comunicazione li stiamo vedendo e stiamo vedendo in una maniera come non si sono mai visti prima. Se risuscitassero delle persone di qualche secolo fa probabilmente morirebbero subito perché direbbero qua che dove stiamo, non riconoscerebbero proprio più niente, quante cose sono cambiate. Ma nonostante tutto l'uomo non riceve la felicità, non ha la felicità, non c'è felicità. Ci sono momenti di allegrezza e lunghi momenti di sconforto, ci sono momenti di alta pressione, voglio usare anche questo termine che si usa molto anche in meteorologia, e poi vengono le perturbazioni nello stesso momento e vediamo quanta infelicità. E l'unica felicità, possiamo dire, nel senso reale della parola, la possiamo testimoniare e realizzare quando nella comunione spontanea con Dio, comunione intesa in quella comunicazione spirituale, nell'unione di una fede e di una fede sincera, autentica, biblica, possiamo glorificare il nome del Signore e allora sentiamo che il peso viene tolto dalle nostre spalle, ci sentiamo leggeri e nella leggerezza riconosciamo il tocco della mano di Dio e la fede agisce per l'opera dello Spirito del Signore e allora ci sentiamo risollevati, speranzosi, ci sentiamo leggeri. E allora condividiamo e comprendiamo i significati di certe espressioni. Quella del Signore dice, ecco, prendi il mio giogo, io prenderò il tuo perché il mio è leggero. Amen. Qualcuno diceva la religione oppio dei popoli, noi diciamo la fede dei forti, dei deboli che si riconoscono deboli e che diventano forti. Quale fede? La fede in Gesù Cristo, il Signore. E che mi diciate che ogni religione ha le sue belle situazioni, io vi dico che solo in Gesù ho trovato la mia vita e anche qui hanno trovato la vita. Quanti di voi avete trovato la vita? Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo il Signore.
e abbiamo rinunciato alle vergogne, agli adempimenti della carne, ai comportamenti disonesti, abbiamo rinunciato. Una volta eravamo tutti, siamo stati, e nessuno si può considerare un peccatore, eravamo peccatori, ma abbiamo avuto un incontro, come l'ha avuto questo incontro in questo brano che abbiamo citato. Abbiamo visto che c'è stato un incontro fra due cortei, uno piccolo, gioioso, festoso, allegro, e l'altro invece un corteo molto più numeroso, silenzioso, nell'afflizione, nel dolore, nella sofferenza. Il primo corteo e venivano da direzioni opposte, secondo quello che è il racconto biblico. Il primo corteo era formato da Gesù con i suoi discepoli, che notoriamente camminavano a piedi, quasi sempre, per le strade della Giudea. È vero? Camminavano a piedi. E col Signore Gesù, io non so, voi credenti lo immaginate facilmente, quanta gioia ci poteva essere intorno a Gesù. Io credo che lì non si poteva dire non conosciamo la felicità, perché il Figlio di Dio, colui che si era incarnato, aveva tutte le qualità di poter e di poter manifestare intorno di sé le qualità di una felicità vera, autentica. Oggi non lo realizziamo spiritualmente nel nostro cuore mediante la comunione, mediante il canto, mediante la preghiera, mediante la predicazione della parola, ma allora il Verbo vivente camminava, era a forma d'uomo, era in mezzo di loro, e non ci poteva essere tristezza. Ci fu solo in un caso la tristezza, se ben ricordate, soltanto lo troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 14, quando quei discepoli stavano ricordando che era giunto quasi il tempo che il Signore Gesù doveva adempiere il suo mandato col sacrificio sulla croce. E lì Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato. Voi avete creduto in Dio, credete ancora in me. E poi li confortava con le parole che conosciamo: perché nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, io vado innanzi a prepararvi il luogo, e dove io sono sarete anche voi. Sono parole che consolano anche la nostra vita, che ci fanno gioire per fede. Gloria al nome del Signore. Quindi immaginate dove stava Gesù: c'era gioia, c'era pace, perché poi sono tutte collegate, la pace, la gioia, la tranquillità, la serenità. Trovatemi tutti gli attributi che volete, metteteli tutti quanti insieme, ma poi alla fine li troviamo che fanno parte di una stessa componente. Dire ho felicità, cosa sta a significare? Beh, per quanto ci possiamo arrivare a questo significato, cosa può significare? Che ho pace, ho gioia, è vero, non ho turbamenti, e metteteci insieme tante altre e di queste realtà che conosciamo. E con Gesù ci poteva essere mai il turbamento? Lui era e lui è il Re della gloria. Egli è il Re di gloria. Vogliamo dare gloria al Re Gesù. Gesù Cristo il Re dei Re, il Signore dei Signori. Alleluia. Pensate quindi a questo piccolo gruppo che camminava e indietro al Signore, chi a destra, chi a sinistra, chi dietro, erano lì, erano tutti allegri, vocianti, camminavano, ed ecco dall'altra parte invece arriva come vediamo nelle nostre città. Questi cortei, li vediamo solo nelle nostre città, perché in molti paesi all'estero i funerali non li vedete per le strade, si sono organizzati ben differentemente. Parlo di tante nazioni europee, anche negli Stati Uniti d'America, non è facile trovare un corteo funebre per le strade, ma nelle nostre realtà, nella tradizione nostra, incontriamo tutti i giorni, si può dire, queste realtà. E cosa fa la gente quando incontra un corteo? Io ho visto le cose più particolari, ovviamente legate alla conoscenza, legate alla religiosità. È vero, ho visto tanta gente salutare, tanta altra gente farsi il segno della croce, tanta altra gente, cioè in quel momento c'è qualche cosa che scatta nell'individuo.
vogliamo ragionarne alla luce della parola. È vero, c'è una realtà. Cosa fa fare a tante persone? Poi ci si rallenta, poi molte volte si blocca il traffico per quello che può essere un funerale. Però nessuno reclama, mentre se ti fermi al semaforo e scatta il verde, non fai a tempo a dare un colpo sull'acceleratore, c'è 10 persone che ti hanno bussato dietro. Ma davanti a un funerale ci si ferma, nessuno parla, si rimane in quella posizione. Che succede? Perché? Perché si sa che c'è stata la morte e consapevolmente o inconsapevolmente ognuno dice pensa che il personaggio morte, volente o nolente, prima o poi interesserà tutti quanti, ma solo in quei frangenti, perché poi passato subito si torna immediatamente a tutte le realtà, si è pronti a litigare per una cosa da niente, si è pronti a disubbidire, a trasgredire a quelle che sono le norme, i regolamenti stradali, le situazioni, si continua con i propri pensieri, soltanto è qualche attimo che la gente si ferma davanti a quello che è la realtà della morte. E la parola di Dio ci ha sempre insegnato che la vita dell'uomo è come l'erba, mentre è verde si secca e non è più. È come il vapore di un fumo, vero? Che man mano si dissolve. La vita dell'uomo è fatta così, è vero? E io non so perché tanta umanità, sapendo che poi dopo questa vita ci dovrà essere un'altra vita, ma non le cosiddette vite che si aspettano coloro che credono alla falsa dottrina della reincarnazione, nella prossima vita farò questo e nella passata ho fatto quell'altro, perché anche questo è un inganno di Satana. La reincarnazione non ha nessuna realtà, nemmeno matematica, perché se dovessero essere le persone che muoiono che poi risuscitano, dovrebbero essere gli stessi numeri sulla faccia della terra, ma questi numeri non corrispondono assolutamente. E questo è anche un inganno di Satana, ma la parola di Dio dice lascia la morte, scegli la vita. E Gesù dice io sono la via, la verità e la vita. Ecco, il corteo avanza, gioioso, non se ne è accorto ancora che sta arrivando l'altro corteo. Sono con Gesù, si parla d'amore, si parla del dono di Dio e si parla di tante altre cose che noi non possiamo sapere, ma una cosa è certa, c'è il Figlio di Dio e la sua presenza irradia sicuramente gioia, felicità in questi discepoli. Ma ecco, dall'altra parte, tutto l'opposto. E con rispetto e riverenza, tutti intorno a Gesù hanno fatto silenzio sicuramente, hanno guardato dall'altra parte. Ci si informa. È un funerale. Noi l'avremmo visto con una bara bianca, perché si trattava del figlio unico di una madre vedova. Io voglio farvi entrare in questa meditazione, perché anche qui ci sono dei sentimenti che non possono assolutamente essere nascosti, se esistiamo ancora in una società che i sentimenti li capisce ancora, perché oggi purtroppo abbiamo anche a che fare con una parte di società in cui i sentimenti non esistono più, non esiste più un amore, non c'è più nemmeno l'umanità su tutte le situazioni. Molti dicono morte tua, vita mia. Ma la morte tua, vita mia, non è poi neanche questo vero, perché la morte arriverà per tutti quanti. Il salario del peccato, vogliamo dirlo insieme, è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo, il Signore. Gloria al Signore, è un messaggio, è il messaggio della salvezza, è il messaggio dell'Evangelo, e che cerchiamo tanti messaggi nell'Evangelo. Il Vangelo è quello che ci dice lascia la morte, accetta la vita, e parliamo di vita eterna, perché noi crediamo come cristiani, crediamo nella parola di Dio, che dopo questa vita, se avremo accettato il dono d'amore gratuito della salvezza che ci viene attraverso non le opere ma la nostra fede, noi saremo col Signore per l'eternità. Il nostro purgatorio sarà sulla faccia della terra
e andremo in cielo a godere col Signore per l'eternità. Io credo in questa parola, che è parola di Dio. Lo credete anche voi, vero? Gloria al Signore. Ecco che si ferma, figlio unico di sua madre, vedova. Immaginate quella donna come doveva essere. E trasportate un pochino, dovremmo un pochettino rifarci anche ai tempi passati. Cosa significava essere già vedova? In tempi in cui, se non c'erano parenti e non c'erano familiari che sostenevano le vedove, c'era anche la fame e la povertà. Dove l'uomo non rappresentava soltanto quello che poteva essere, diciamo pure, il cardine della famiglia, ma dove l'uomo rappresentava l'unica risorsa di lavoro, in un tempo in cui le donne ben facevano soltanto lavori casalinghi, lavori soltanto che riguardavano la famigliola. Sapete cosa significava? Essere vedova, avere un figlio maschio, era una fortuna che avevano non tutte le vedove, ma anche quel figlio maschio se n'era andato. Com'è? Dove essere il cuore di quella donna? Ditemelo. Pensateci, com'era il cuore di quella donna, di quella mamma? Non aveva più speranza in niente. Era posto su quel figlio probabilmente tutte le sue speranze. Tutto il suo futuro poggiava su quel figlio. Ma quel figlio se n'era andato, non c'era più. Non c'era verso di vederlo in vita. Era lì, ormai, in una bara, e lo si portava a seppellire. E in quel momento il Signore si rese conto della grande sofferenza di quella donna. Mi direte anche della gente intorno, sì. Oh, fratelli miei, sorelle care, amici miei. Quanti funerali partecipiamo anche noi? C'è chi parla d'affari, chi parla di cose. Tutti sono dispiaciuti. Ma il dolore, il vero dolore, chi lo avverte? Chi lo sente il vero dolore? Se non la persona più stretta, più interessata. Possiamo tante volte dire delle belle espressioni, possiamo condividere le condoglianze, condoglianze, condoglianze. Poi si onora, si sta tutti indietro, però uno chiacchiera, l'altro chiacchiera, a volte si sorride sulle battute. È il teatro dell'umanità, è il palcoscenico del genere umano. Sarò pesante in queste mie espressioni, ma mostratemi che mi sbaglio, mostratemi che è il contrario. Gesù non guardava tanto la gente che era intorno. In altre occasioni abbiamo visto e il Signore ha dovuto intervenire. E ci fu un altro miracolo in cui Gesù risuscitò una ragazzina che aveva 12 anni. Ve lo ricorderete? E quando c'era la gente, in quel tempo addirittura c'era gente che veniva pagata per piangere. Gente che cacciava le lacrime mediante compenso. Non so se ci sono ancora oggi, ma tante volte oggi non si sa più. Non si sa più quando si recita e quando si è nella verità. Quanta maestria c'è, quanti attori nuovi, che il palcoscenico umano si è allargato. Non si sa quando c'è finzione o c'è realtà, ma il Signore conosce i cuori, vero? Dio conosce i cuori e Dio conosce anche i nostri cuori. Gloria al Signore. E Gesù chi era? Era vero uomo allora, sì. Ma era sempre anche vero Dio. Amen. La sua umanità era umana, ma nella umanità di Gesù non si era annullata la divinità di Gesù. Egli conosceva i pensieri della gente, i pensieri dei cuori. E quando il Signore ha visto quella donna, l'ha vista distrutta, e non c'era ombra di dubbio, perché poi tutta quella gente che gli era intorno se ne sarebbe andata a casa, ognuno sarebbe dimenticato. Forse avrebbero fatto una buona azione. A Napoli si usa fare il famoso cesto di consolazione, il consolo. Si porta, si vuol consolare con un po' di vivande, con qualche cosa. Forse c'era anche questa abitudine, non lo so, non l'ho mai approfondita, nel popolo ebraico, se c'erano forme di sostentamento di questo genere, ma poi ognuno se ne sarebbe andato per fatti propri e quella donna si sarebbe ritrovata sola, col suo tormento, con la sua sofferenza. E io credo chissà quante di queste realtà hanno chiesto dopo: chiamami Signore, fammi morire, non voglio rimanere, come che ci sto a fare?
Il Signore, conoscendo il cuore, si fermò. E dice la Scrittura che fece, troviamo un parallelo di questo passaggio biblico in un altro Evangelo, chiamato appunto sinottico. Il Signore fa fermare e fa fermare quello che è questa funzione, questo gruppo che sta andando a seppellire questo ragazzo, e dice fermati. E fa vicino alla donna. E io vorrei che questa parola fosse recepita da quanti in questo momento hanno sofferenza nel cuore. E non parlo tanto dei miei fratelli e delle mie sorelle che siete voi qui, perché io so nel momento che voi varcate la soglia del luogo dove insieme glorifichiamo Dio, il Signore già conforta e rallegra il vostro cuore, vero? Ma voglio riferirmi a quanti che non hanno questa possibilità, o non hanno avuto mai questa opportunità, o non hanno mai voluta questa opportunità. Vorrei che questa espressione fosse un'espressione personale, che potesse raggiungere e possa raggiungere coloro che sono in questa condizione. Quando Gesù dice non piangere, non piangere. È cosa triste, è vero, vedere piangere un individuo umano. Raramente vediamo gli uomini piangere, anche se gli uomini piangono anche loro. Anche le donne. Quante volte, non so se avete questa sensibilità, ma io credo l'abbiate più di me. Qualche volta ho visto per la strada piangere qualche giovane donna. Ho provato qualcosa nel mio cuore che sicuramente avete provato anche voi. Una persona che piange per la strada è una persona che è carica di sofferenza. È una persona che ha avuto forse una forte delusione. Sarà stata abbandonata, sarà stata lasciata. Avrà avuto appunto una disgrazia, come la disgrazia aveva avuta la vedova di Nain, di questa cittadina di Nain. Questa donna, secondo me, le lacrime la stavano inondando. Era l'unica possibilità che poteva avere di manifestare il suo dolore in una maniera spontanea. Queste lacrime che le invadevano, e Gesù gli dice non piangere. Io vorrei prenderla come parola di Dio, come parola rema. A tanti che hanno un cuore spezzato, a tanti che hanno motivo di piangere per la sofferenza, e vorrei che potessero realizzare lo stesso Gesù che possa farsi sentire in questi cuori e dire non piangere. Ma come si può fare a fermarsi dal piangere se non c'è una soluzione che può cambiare completamente, rivoluzionare la realtà delle cose? Com'è possibile passare da una condizione all'altra quando c'è una situazione così triste? Non piangere. La donna avrebbe potuto dire, beh, tu puoi dire non piangere perché tu non hai avuto il mio dolore, ma io come faccio a fermarmi dal piangere se avevo un unico figlio e adesso non c'è più? Tu avevo un'unica speranza e questa speranza non c'è più. Come faccio io a non piangere? La donna non risponde così, perché l'espressione del maestro non è quella di un uomo qualsiasi. Nelle parole pronunciate da Gesù c'era la sua potenza, la potenza divina che acquetava la tempesta. Non dimenticate che Gesù ancora acquetò materialmente la tempesta in quella traversata, quando il mare era in burrasca ed egli disse ai venti di calmarsi, di fermarsi. Il Signore Gesù è lo stesso di ieri, di oggi e di sempre. Egli calma le tempeste, egli può mettere gioia dove c'è sofferenza. Ma si richiede un minimo di fiducia, e nella fiducia lui dona la fede, e la fede viene per la sua parola, e la sua parola è verità. Siamo testimoni di questa verità. Lo siamo? Lo siamo tutti quanti? E vogliamo rimanere non testimoni di un modo di dire, testimoni della verità, di quella verità che ci ha fatti uomini e donne libere dal peccato, libere da quello che era il peso ed è il peso che grava ancora sulla maggior parte dell'umanità. Gloria al nome del Signore. E che succede? Cosa succede subito dopo? Meraviglioso quello che succede. Tutti guardavano questo Signore, lo guardavano questo Maestro, lo guardavano a vedere che sta facendo, sta fermando. Ha fermato il corteo, ha detto a questa donna non piangere. Ma egli, rivolgendosi alla bara,
probabilmente era coperta in una certa maniera, non era come oggi, abitata, contrabitata, e si portava in una maniera molto più semplice il cadavere per essere tumulato, per essere seppellito, secondo le usanze. Egli si rivolge al fanciullino, si rivolge al figlio della vedova e gli comanda: alzati, svegliati, metteteci l'espressione che volete. Stiamo a guardare l'espressione o stiamo a guardare cosa succede? Cosa succede al comando? Al comando del Signore, che succede? Che il giovane ritorna in vita, si siede, si alza e il Signore prende il figlio e lo restituisce alla mamma. Grande ammirazione, è vero? Grande ammirazione. Il miracolo! È quello che succede ancora oggi, no? Quando il Signore opera qualche cosa, tante volte dicono che gli altri lo fanno, ma è sempre solo il Dio quello che fa i veri miracoli. Quando succede questo, miracolo, miracolo! Poi c'è, a quei tempi sicuramente non ci sono stati coloro che pensavano che era tutto un bluff, tutta una finzione, che oggi anche nel miracolo ci sono anche i nemici dei miracoli. È vero che non ne avvengono tutti i giorni, è vero che avvengono soltanto, non vengono tutti i giorni fra quelli che non credono, fra quelli che non conoscono, ma i miracoli noi li vediamo tutti i giorni. Vedete tutti i giorni risuscitare? In un certo senso sì, perché ogni giorno c'è tanta gente che esce dalla condizione di morte spirituale e accettano il dono di Dio e ricevono la salvezza e diventano figli di Dio e sono vivi nello Spirito, gloria al Signore. Ma io vi dico anche questo: verranno tempi, e non sono molto lontani, in cui anche questi miracoli, come sono avvenuti al tempo apostolico, successivamente a quello che è stato l'insegnamento di Gesù, ci saranno anche nel popolo fedele al Signore. Si vedranno anche questi miracoli. Ricorderete non solo di questo giovinetto di Nain, vi ricorderete di Lazzaro che fu risuscitato dai morti, ma poi la cosa importante, la quella veramente importante, è una risurrezione spirituale, che anche Lazzaro poi dovette morire un'altra volta, anche il giovane di Nain sarà morto vecchio, non lo so, ma anche lui sarà morto. E allora ritorniamo a quello che è, e soprattutto l'insegnamento della parola, che la vita eterna è quella che dobbiamo guardare di più. O che viviamo 30 anni, o 50 anni, o 80 anni, o 120 anni, ma alla fine dovremo comparire un giorno davanti al tribunale di Dio, e noi preferiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. E voi conoscete l'insegnamento, perché? Per ricevere la corona e la corona della vita. Amen. Gloria al Signore. Oh, che cosa succede? Immediatamente una grande rivoluzione fra la folla, e cominciarono a lodare Dio, cominciarono a dire: è sorto un grande profeta fra noi. Beh, l'ammirazione verso il Signore è legittima. È legittima, sì o no? È sorto un grande profeta fra noi. Ma poi, come tutto il popolo ebraico che era abituato a onorare Dio, dicono che ancora che Dio si è manifestato fra noi. Dio ha manifestato il suo amore. Dio ha manifestato. Ma Dio è cambiato? Dio è cambiato? Il tuo Dio è lo stesso Dio di Israele? E quel Dio nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito, che ancora il cristianesimo professa, il vero cristianesimo biblico? Amen. È sempre lo stesso, egli è lo stesso di ieri, è lo stesso di oggi, è lo stesso di sempre. Egli può trasformare. Ed ecco che quel corteo così triste, pieno di sofferenza, quella donna con un cuore pieno di sofferenza, quella donna riabbraccia suo figlio e la gioia torna nel suo cuore. Ha continuato anche a piangere. Sì o no? Sì o no? Ha continuato anche a piangere.
ma questa volta piangeva con lacrime di gioia. Oh, io immagino questa scena, come avrà abbracciato questo figlio suo quando ha visto che questo figlio era perduto ed è stato ancora ritornato nelle sue braccia, quella sua speranza. Ecco che lei adesso apprezza ancora di più, apprezza questo ritorno di questo figlio da una condizione di morte, egli finalmente lo può riavere, è suo figlio, finalmente all'uomo di casa, e chissà quante altre lacrime ha versato, ma lacrime di gioia. Signore, permetti a coloro che soffrono di poter avere lacrime di gioia in questo momento. Io sono alla porta del tuo cuore, dice il Signore, picchio, se tu apri, io entrerò da te. E dice la Scrittura, cenerò, rimarrò con te. Signore, alla porta del tuo cuore, Signore, non si presenta in una maniera chiassosa, silenziosa, intima, personale. Noi siamo riuniti insieme in un servizio di lode e adorazione e molti di noi, possiamo dire quasi la totalità, sappiamo che il Signore è nel nostro spirito, nel nostro cuore. Mettete la mano sul cuore. Voglio invitare anche gli amici, i telespettatori, simbolicamente. Signore, tu sei qui, e coloro che non ce l'hanno avuto, Signore, entra nel mio cuore, Signore, cambia la mia condizione, e potremmo testimoniare tutti quanti insieme che quando abbiamo realizzato la vera fede, non una fede naturale, non una fede che viene da quello che sono gli insegnamenti, non una fede bigottica, non una fede religiosa, ma quando abbiamo realizzato la fede biblica, la realtà della fede, la nostra vita è cambiata, è cambiata. Sì o no? Non che i dispiaceri non ci sono più, non che le sofferenze non le abbiamo più, ma quando la sofferenza ci aggredisce, quando il dispiacere, il dolore ci appesantiscono, noi sappiamo a chi rivolgerci. Sappiamo a chi rivolgerci? E il Consolatore, lo Spirito Santo, cosa fa il Vicario di Cristo? Consola il nostro cuore. C'è un canto che dice, consola, Signore, i nostri cuori, consola, Signore. È uno degli scopi dello Spirito del Signore, lo Spirito Santo, quello di rallegrare e di consolare. Ecco la fede, fede biblica, fede divina, fede sussistenza di cose che si sperano e non si vedono, fede che può trasportare i monti, fede che a cui nulla è impossibile, ogni cosa è possibile a chi crede, ogni cosa. È anche la vedova di Nain, beh, non fu tanto la sua fede, fu l'opera del Signore in quel caso, perché quella donna non conosceva il Signore, ma alla fine quel miracolo glorificò Dio. Dio si è manifestato nel mezzo del suo popolo. Noi chiediamo che Dio continui a manifestarsi in mezzo al suo popolo. Chi è il suo popolo? Chi è il suo popolo? Il popolo è fatto dei riscattati, di coloro che hanno accettato il grande dono d'amore di Dio. Per la vedova di Nain ci fu chi lo risuscitò e glielo restituì. Per il figlio di Dio il padre dovette spostare il capo e lui dovette esprimere una sofferenza atroce del suo cuore nel dire, Dio mio, padre mio, perché mi hai abbandonato? Ma il terzo giorno risuscitò ed è vivente. Questo è il Cristo in cui noi crediamo. Questo è Gesù Cristo, Dio che noi crediamo, che noi vogliamo onorare, che può trasformare le nostre lacrime da lacrime di sofferenza in lacrime di gioia. C'è un verso che mi sta sovvenendo in questo momento e che fa parte della beata speranza di tutti i fratelli e le sorelle che hanno questa confidenza, che dice la Scrittura che quando sarà quel giorno saremo seduti a tavola con i patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe, e dice che il Signore stesso Gesù asciugherà dai nostri occhi ogni lacrima. Alleluia! Anche questa è parte della nostra
beata, santa, meravigliosa, gloriosa, biblica speranza. Amen. Che sia anche la speranza di tutti quanti, non soltanto dei presenti, ma soprattutto di coloro che credono di aver realizzato nella religione ogni cosa. Ma tu hai bisogno di un contatto personale, abbiamo avuto bisogno e avremo bisogno di avere sempre un contatto personale, una decisione, una comunione intima, personale con Dio, perché la salvezza è personale, individuale, e il dono di Dio è questo, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unico figlio, Giovanni 3,16, vero? Meraviglioso Giovanni 3,16. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, verso 16. Vogliamo dire la voce alta a tutti quanti? Ma voce veramente alta. E Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unico figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Vogliamo dare gloria al Signore? Ecco la gioia del nostro cuore. E allora anche nei momenti di lutto, poi dice, forse voi non conoscete i lutti. Come non conosciamo i lutti? Noi conosciamo i momenti di lutto, conosciamo i momenti di sofferenza, quando lasciamo, quando ci distacchiamo dagli affetti, quando la morte ci distacca, ma abbiamo la speranza della vita, di quella eterna. E quando sulle bare dei nostri defunti ci ricordiamo di un salmo meraviglioso, che è il salmo di Davide 23, che fra le varie cose, fra le varie espressioni, che dire l'Eterno è il mio pastore, e gli dice, quando anche io camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerò male alcuno, perché tu, Signore, vogliamo dirlo insieme, sei con me. Vogliamo ripeterlo? Perché tu, Signore, sei con me. Ancora una volta, perché tu, Signore, sei con me. E mi arriva l'altra risposta. Gesù che promette a tutti quanti, io sarò con voi in ogni tempo, infino alla fine. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo chinare il nostro capo. Vogliamo onorare e glorificare Dio insieme. Voglio invitare anche i nostri amici telespettatori in questo momento, unitevi a questa brevissima preghiera, ma è una preghiera seppur breve che raggiunge sicuramente il trono della santità del Padre. Gloria al Signore. Sapete perché? Perché andiamo al Padre nel nome di Gesù e qualunque cosa chiederemo al Padre nel nome di Gesù, Egli ce la concederà. Vogliamo pregare insieme. Gloria al nome del Signore, alleluia, alleluia. Voglio invitarvi a seguire la mia preghiera. Padre Santo, Padre Giusto, veniamo a Te nel nome di Gesù per ringraziarti, onorarti, glorificarti, perché a Te appartiene la gloria e l'onore. Ti ringraziamo per la Tua parola, Ti ringraziamo per la salvezza, Ti ringraziamo per il Tuo dono d'amore, perché Gesù è venuto ad abitare nella nostra vita. Grazie per la vita eterna e concedila a quanti in questo momento Ti stanno invocando, riconoscendosi peccatori, stanno chiedendo il Tuo perdono, la Tua grazia, la Tua gioia, la Tua santità. Padre, in questo momento, che ogni lacrima di sofferenza sia trasformata in lacrime di gioia. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Nei giorni che
c'è.